Siamo con Andrea Croci, attaccante della Lavagnese, grande ex di questa partita. Oggi si è andato in gol, però è arrivata una sconfitta, una partita persa nei dettagli. Sì, dai, penso che abbiamo fatto la differenza. Però rispetto alla gara, diciamo, di campionato, secondo me abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, abbiamo forse giocato un po' di più, rispecchiando appunto l'idea del mister, che è un'idea molto molto valida, che forse per me è una delle prime volte che un mister così diciamo evoluto, e se riusciamo tutti insieme cercare di andargli dietro, io sono convinto che si può fare assolutamente bene e migliorare, però naturalmente noi ci dobbiamo mettere qualcosina in più sotto appunto i piccoli gesti che fanno la differenza, che sono poi i contrasti e un pochettino, io la chiamo quella fame e quella voglia di magari di sradicare il pallone all'avversario e di farlo tuo e cercare di non perderlo. Quello sicuramente dobbiamo migliorare. Le prime due sconfitte della stagione sono arrivate in casa, adesso dovete affrontare un altro derby fuori a Imperia. Con che testa ci andate? Ci andiamo con la testa di sempre, dobbiamo cercare di allenarci al massimo, cercare di recuperare qualche infortunato, che sicuramente non siamo stati fortunati all'inizio, perché giocatori sui quali la società aveva sicuramente puntato sono attualmente magari fuori, giocatori che fanno la differenza, ma senza alibi e senza scuse, perché si va in Imperia quelli che siamo e si va per cercare di fare il massimo, soprattutto a livello di prestazione. E poi io sono convinto che prima o poi, se la prestazione c'è, come comunque in parte c'è stata in queste due partite, il risultato arriverà.